Classici dell'automobilismo come la Renault 5 non hanno bisogno di ulteriori conferme. Ma quando ho deciso di fare questo test il mio dubbio era questo. Come potrebbe comportarsi questa piccola turbo vecchia scuola contro le moderne super specializzate Mégane F1 Team? Per l'occasione abbiamo rimediato questo esemplare bianco da oltre 200 cavalli, pochi meno delle Mégane, che però devono fare i conti con 1355 kg, quasi mezza tonnellata più della vecchietta. Questo valore mi ha convinto a presentare una R26, quella rossa, che monta differenziale autobloccante di serie e dichiara 230 cavalli. Ma soprattutto questa R25 elaborata, che ha 250 cavalli, differenziale e tutto quanto serve per battersela con il tremendo rapporto peso-potenza della 5. Le Mégane hanno telaio e meccanica di grande raffinatezza, quindi sì, vi stiamo proponendo un bel confronto tra tecnologia e muscoli. Ce la farà la piccola e arrabbiatissima Renault 5 a mettersi dietro le nipotine dai fianchi larghi? Fossimo in pista saprei già rispondere, no. Ma qui in montagna è tutto diverso e per complicare il test ulteriormente invitiamo anche una terza Mégane misteriosa. Il fatto che sia una macchina così piccola e compatta amplifica la sensazione di guida, è già molto coinvolgente, ma in questo modo, con tutto molto vicino e molto rischioso, sa di corse, sa di rally, di gare in salita. Complice la genuina preparazione che è stata fatta su questo modello, ma è tutto veramente, veramente da corsa! Nonostante sia molto cattiva, molto rude nell'erogazione, il telaio non è male. Sulle macchine di questa età solitamente è molto più complicato prendere confidenza con il telaio, invece devo dire che qui, a parte i freni, a parte il tetto un po' alto, la compostezza c'è e è anche rimarchevole. Bisogna essere delicatissimi in curva, ma delicatissimi, soprattutto in frenata. È un'esperienza di guida molto diversa da tutte le altre auto che ho guidato. Il turbo lag è tollerabilissimo nonostante la turbina sia maggiorata, ovviamente. Non credevo potesse essere così composta in curva. Invece sì, molto composta. Ovviamente è sempre un esemplare elaborato di cui parliamo, ma questa è davvero una gran macchina. I turbo anni 80 erano qualcosa di veramente sensazionale. Ci si può fare letteralmente quello che si vuole. Letteralmente quello che si vuole. Non date troppo ascolto a vostro cugino e all'amico del vostro amico. Con la 5 GT Turbo si può essere efficaci e io oggi me ne sono accorto sulla mia pelle. Sarà che è uno stile di guida che mi appartiene e mi piace tantissimo dovermi impegnare il triplo per ottenere un risultato oggi alla portata di molti. Ma a me fa impazzire dover tenere sotto controllo decine di parti analogiche di una macchina e farle funzionare tutte insieme, è la cosa che mi dà più soddisfazione. E quindi è una macchina che trova tutto il mio consenso. Meravigliosa! Incredibile di prenderne una, metterci roll bar e farci un campionato di salita, è una cosa incredibile, è troppo divertente. Ma la facilità dell'ingresso in curva con questo posteriore ballerino
la pedaliera perfetta per il punto d'acqua, il volante a calice che questo proprietario ha montato. È incredibile, sentite qua! Facendo violentare da questa macchina, letteralmente. È una soddisfazione infinita. Il sound, il contatto con tutti i comandi analogici, sentite qua. È un vero e proprio combattimento. Se avete una Renault 5 GT Turbo, chi ve lo fa fare a non elaborarla così? Cambia proprio faccia, quella faccetta simpatica che ha da parcheggiata. Dopo i 2000 giri ve la dimenticate proprio. Incredibile. L'appoggio è sfruttabile anche l'uscita. Mettendo le ruote dritte si riesce ad andare dove si desidera. E anche la pedaliera è disposta nel modo giusto. Si riesce a fare punta d'acqua. È una cosa che quando si ha a che fare con certe potenze fa molto comodo e rende tutto molto più interessante. Che il passo sia così corto aiuta parecchio nelle curve strette, non molto in quelle larghe, ma sentite qua, è incredibile che spinta questa macchina, sembra infinita dai 4000 giri in poi fino alla zona rossa, è un treno. Eppure vedendola è una macchina simpatica, gradevole. No, è un demone. Il mito anni 80, sì, questo è un mito per davvero. Io ho provato molte macchine ben più potenti di questa, ma vi devo dire, sono terrificato ed è bellissimo. Mi è andato per un attimo alle fidanzate dei ragazzi che avevano questa macchina e anche quelli che ce l'hanno oggi, e mi dispiace veramente tanto per loro, povere ragazze. Cosa vi hanno fatto passare i vostri fidanzati con questa macchina? È terrificante, terrificante, ma è anche, è confidenziale. I miei complimenti a chi ha preparato questo esemplare, i miei complimenti. Sono stati montati dei dischi maggiorati mantenendo le pinze originali, quindi il pinzaggio è debole, ma si riesce comunque a sfruttare una buona frenata. E staccando a metà curva, andando ad inserirsi come adesso in un'altra curva, il posteriore tende ad allargarsi verso l'esterno ed è bellissimo perché si riesce a metterlo al suo posto e ad uscire già in trazione con le ruote nella posizione giusta e il posteriore nella posizione giusta. È una di quelle piccole auto che saprebbero stupirvi anche dopo 10 anni di rapporto. Anche dopo averla comprata da nuova, oggi probabilmente vi stupirebbe ancora. Probabilmente sono io che non sono pronto a dirle bene dove mettere le ruote e quando dare gas.
probabilmente, o probabilmente è solo una macchina folle. Alla guida della piccola 5 ho completamente perso interesse per il confronto che avevo iniziato. Il coinvolgimento è stato talmente forte da portarmi a dimenticare di essere inseguito. Per dovere di cronaca, è stata la Megane azzurra a reggere il passo fino alla fine, come avevo immaginato. Si riduce dunque tutto ad una questione di gusti. Vi piace vincere facile? Cliccate a destra. Ma se cercate l'adrenalina, state con la piccoletta. Mamma, non piangere!